Benvenuti Riperiani in un nuovo video di questo canale, rigorosamente in pigiama. Perché sennò che home studio sarebbe. Oggi andiamo a fare un po' di casino con le voci. Faremo del reverse reverb per anticipare la voce magari di un ritornello, di un drop. Poi prenderemo un campione di questa voce, la distorceremo e la useremo campionata come va di moda adesso. Se non sapete come farlo, dopo di questo video lo saprete, quindi avrete guadagnato qualcosa. Qua è sempre meglio di un cazzo. Ok, eccoci in sessione. In questo brano abbastanza imbarazzante, voglio farvi vedere una tecnica che uso spesso in radio per anticipare qualche voce in un promo, cioè il reverse reverb. Mettiamo che vogliamo anticipare l'entrata di questo cantato. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere l'inizio della parola, gli facciamo un clic destro reverse. Poi andiamo a copiare la stessa cosa più avanti, poi le selezioniamo tutte e due, facciamo clic destro, glue, poi facciamo effects, mettiamo un riverbero, mettiamo anche un reverbero di quelli proprio stupidi e facciamo un bel riverberone lungo. Prendiamo solo questo. Ok, una volta che abbiamo fatto così abbiamo soltanto il riverbero attivo, facciamo clic destro e facciamo questa opzione, cioè apply track take FX to new take. Quindi lui cosa farà? Applicherà l'effetto che c'è sulla traccia e stamperà un file audio. In questo momento possiamo quindi togliere il nostro riverbero e ascoltare quello che abbiamo fatto prima. Possiamo allora di nuovo girarlo, ok, girare di nuovo il reverse. Togliamo la sporcizia all'inizio e abbiamo questo. Che possiamo, facendo F2, normalize, alzare. E possiamo andare a mettere prima dell'ingresso della nostra voce. Quindi fare questo tipo di effetto. Possiamo ancora fare altro. A volte sento in alcune canzoni che è picciato. Se fate Alt Shift, vedete che il mouse cambia e diventa un diapason e potete picciare. Ovviamente è buona cosa metterlo intonato con la frase precedente. A volte riapplico un riverbero a questo in modo che non finisca così, ma ci sia un po' di coda che entri in questa parte. Questo è a piacere. Oppure possiamo fare un'altra cosa, possiamo mettere un re-pitch e andare a automatizzare questo. Quindi facciamo parametro show track envelope e andiamo a automatizzarlo e quindi avremo questo effetto. È molto usato in ultimamente come effetto. Altre cose possono essere andare a picciare questi vocal o inserirli in un campionatore per fare, sapete, quegli effettini di pinch band che si fanno adesso. Però questo qua è così, è il video del reverse. Ogni tanto viene anche un po' distorto.
niente. Sono cose che sento molto ultimamente nelle produzioni, diciamo, moderne. Si usa molto andare a, se no, prendere la fine, fare lo stesso procedimento senza tutti i reverse che ho fatto e fare una coda di un riverbero distorta alla fine del brano. Nella dance sento che lo stanno usando abbastanza. Ok? Oppure vogliamo fare quella roba del campionatore? Facciamo quella roba del campionatore, tanto già che ci siamo. Prendiamo un pezzo veramente a caso di questo. Facciamo una nuova traccia. Questo qui possiamo comprimerla. Mettiamo un Rea Samplomatic 5000. Andiamo a prendere... Si poteva fare quella roba di incollarlo qua. Eccolo qua. Se andiamo a configurare il MIDI della tastiera, come vedete non c'è pitch perché tiene sempre la stessa, anche se faccio sia note basse che note alte, per intenderci. Oddio, pan, semitoni. Ah, questo qui che è scemo. Molto comodo se mettiamo un riverbero. E poi possiamo giocare con il pitch, come si chiama? Il pitch bend. E qui possiamo configurare quanto sia estremo il pitch bend, cioè nel valore massimo della vostra rotella di pitch bend. Anche questo, molte volte lo sento poi... Sorry, RIP headphone users. Se volete essere più... come si chiama? Agili. Potete togliere le voci massime, le mettete a 1. E vi siete fatti un lead da musica elettronica con una voce. Questo è come si fa ultimamente. Ovviamente poi dipende da che porzione di voce prendete. E a volte è comodo, questa è già una voce molto alta, registrarla all'ottava sotto, perché lei è già proprio tanto in alto col pitch, in modo da poterla pitchare di più. Mi raccomando, la distorsione dopo il riverbero, è quello che vi consiglio. Ok, così. Oggi fottiamo un po' di voci. Grazie di aver visto questo video, per tutti quelli preoccupati per la mia moto sembra che abbiamo sistemato con Moto Ticino, sono stati molto gentili e mi stanno sostituendo tutti i carburatori, quindi sembra che tra un po' tornerò in moto, quindi approfittatene, chiedetemi di fare qualche video prima che mi schianti contro un tir, che è una cosa molto probabile che succederà più avanti. Vi ricordo che potete supportare questo canale comprando qualsiasi cazzo di cosa che volete passando dal mio link di Amazon. Questo link vi metterà un piccolo cookie che a voi non farà spendere niente di più, io avrò una piccola percentuale delle puttanate che vi comprate. Mi raccomando, niente sex toys. No, no, andate a scopare con da persone vere. Uomo, donna, tu fa quello che vuoi, a me non interessa. Però no sex toys. Gross. Please.